Cercare lavoro subito dopo il diploma. Tranquillo, non è così drammatico come pensi. Scommetti, in questa nuova puntata di Student Talk ti daremo qualche consiglio per il futuro. Tu, però, metti un mi piace. Puoi darti subito da fare frequentando i corsi di formazione. Come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Con i corsi di formazione professionale, potrai imparare delle nozioni che ti serviranno davvero sul lavoro e nel frattempo cominciare a lavorare grazie a stage o tirocini retribuiti, cioè esperienze di lavoro vere e proprie, che possono durare dai 3 mesi a un anno. Sappiamo cosa stai pensando, ma quanto costano questi corsi di formazione? Dipende. I corsi proposti da comuni, province e regioni sono del tutto gratuiti, altri meno, ma questo non è necessariamente negativo, eh? Durante i corsi potrai arrotondare con qualche lavoretto come babysitter o dog sitter, oppure dare ripetizioni. Insomma, le alternative non mancano. Mentre aspetti il lavoro dei tuoi sogni o comunque un impiego a tempo pieno, puoi guadagnare online. Hai presente quelli che vengono a urlarti in faccia: ho scoperto come guadagnare 5.000 euro al mese! Beh, in questo caso non fidarti. Parliamo di ciò che puoi fare, invece. Prima di tutto, hai un buon seguito sui social? Sfruttalo! Iscriviti ai programmi di affiliazione delle maggiori piattaforme. Hai presente, Amazon, AliExpress? Oppure, non so, hai mai pensato di aprire un tuo negozio? No, non stiamo delirando! Grazie all'Excel, chiunque può aprire un negozio anche senza la partita IVA. Se invece sei un creativo, c'è Fiverr, dove puoi vendere disegni, grafiche, ma anche traduzioni. Questi sono solo dei piccoli passetti che ti serviranno per diventare un vero e proprio imprenditore. Se invece hai la partita IVA e vuoi metterti in proprio, c'è Shopify, una piattaforma che ti consente di aprire il tuo e-commerce. E se, mettiamo il caso, avessi un'idea fantastica, un'idea che sai per certo nessuno ha avuto prima, beh, in quel caso potresti provare a fartela finanziare da altri. Hai mai sentito parlare di crowdfunding? Con il crowdfunding puoi farti finanziare anche piccole somme, ma da tanti finanziatori. Ma da dove cominciare? Anche in questo caso esistono varie piattaforme come CrowdFundMe, MamaCrow o Kickstarter. Bene, qualche opzione per darti da fare te l'abbiamo data. Adesso passiamo la palla a te.